Sono rinviati a giudizio gli imputati nell'ambito dell'inchiesta sul racket delle estorsioni nell'ex hotel Astor. Ecco l'ultima novità nella complessa inchiesta sulla scomparsa di Cataleya Ciclo Alvarez, conosciuta come Cata, la quale è scomparsa il 10 giugno 2023 dall'ex albergo Astor di Firenze. Recentemente è stata decisa l'imputazione di 4 persone, tra cui Abel Alvarez Vázquez, soprannominato Dominique, lo zio materno di Cata. Gli altri accusati sono Carlos Della Colina Palomino, Nicolas Eduardo Lenens Auca Ucasi e Carlos Manuel Salina Mena. Secondo le accuse della procura, i 4 peruviani avrebbero rivestito un ruolo di comando nell'ex albergo occupato da cui è scomparsa la piccola. Erano coinvolti in estorsioni e violenze e gestivano l'assegnazione delle stanze della struttura abbandonata, pretendendo tra i 600 e i 700 euro per l'affitto di ciascuna stanza. Nel maggio 2023, un mese prima della sparizione di Cata, si è verificato anche un tentato omicidio ai danni di un occupante ecuadoriano che aveva violato le regole imposte dalla presunta gang, un episodio contestato dalla procura ai 4 accusati. Il processo inizierà l'8 aprile 2025. Ma cosa c'entra la gestione delle stanze dell'ex albergo con la scomparsa di Cata? In che modo l'imputazione di queste persone influisce sull'inchiesta della misteriosa sparizione della piccola? Lo zio Abel nega qualsiasi coinvolgimento nella scomparsa della nipotina, che era spesso affidata alle sue cure. Tuttavia, le indagini sulle violenze e le prevaricazioni all'interno dell'albergo occupato da centinaia di disperati erano iniziate proprio nel periodo in cui si erano perse le tracce di Cata. Gli inquirenti avevano ipotizzato che qualcuno potesse aver rapito la bambina per vendetta contro alcuni membri della sua famiglia, che gestivano gli affitti abusivi utilizzando metodi violenti. Ai 4 imputati sono contestati i reati di estorsione, rapina e lesioni. Questo è l'unico filone investigativo che ha portato a uno sviluppo concreto. A distanza di oltre un anno dalla scomparsa della bambina, non ci sono tracce concrete della sua sorte, né indizi sui possibili rapitori. L'unica certezza al momento è che Cata, o meglio il suo corpo, non si trova nell'ex albergo occupato, che è stato ispezionato in ogni angolo e anfratto dalle forze speciali dei carabinieri. Con il passare dei mesi e grazie al lavoro dei militari, si ipotizza che la piccola possa essere stata rimossa dalla struttura attraverso un'uscita secondaria, forse un passaggio sotterraneo segreto o un vialetto che costeggia il muro di confine tra l'ex hotel e una proprietà adiacente. Le telecamere posizionate all'ingresso principale dell'hotel non hanno registrato il momento in cui Cata è uscita dalla struttura, nonostante i fotogrammi siano stati esaminati ripetutamente dagli inquirenti. Le telecamere di un negozio di fronte all'Astor hanno catturato un'immagine di Cata mentre poco prima della scomparsa scendeva le scale in direzione del piazzale. Nelle scorse settimane è emerso un nuovo video in cui si vede una donna risalire le scale con un fagotto di lenzuola di grandi dimensioni, avvolto e arrotolato. Inoltre si notano 2 uomini vicini a Cata. La madre, Catherine Alvarez, ha affermato di aver riconosciuto uno dei 2 uomini e lo ha segnalato agli inquirenti. Il procuratore di Firenze, Filippo Spiezia, ha dichiarato che il video non apporta rilevanti elementi alle indagini e ha commentato così: da un'altra angolazione è emersa la totale estraneità di queste persone alla scomparsa. Questo video è stato esaminato con attenzione dagli investigatori. Io stesso l'ho visto più volte. Catherine Alvarez, però, sottolinea un dettaglio cruciale riguardo alla donna visibile nel video, quella che trasporta un fagotto di lenzuola avvolte. Io la conoscevo, è romena. Quando abbiamo fatto il primo sopralluogo in cerca di Cata, nella stanza di questa donna c'era un giocattolo di mia figlia. Cata e sua figlia giocavano insieme tanti mesi prima, ma poi hanno smesso perché sua figlia picchiava la mia e lei non si fidava più. Secondo il procuratore, la donna con le lenzuola non sarebbe collegata alla scomparsa della bambina. Attualmente si sta considerando la possibilità che alcuni dei bambini residenti nell'ex hotel Astor abbiano visto qualcosa di rilevante.
Questi minori saranno interrogati nuovamente in vista del processo sul racket degli affitti abusivi,